Allora, è sempre particolare parlare di se stessi, sicuramente è sempre un piacere, però nello stesso tempo un modo anche per capire effettivamente rispetto al passato qual è stata l'evoluzione, la crescita che c'è stata nel corso del tempo e quello è un po' che contraddistinto anche il percorso personale che ho condotto, data anche la mia formazione, in modo particolare quella universitaria legata a studi artistici e sulla comunicazione, perché poi la comunicazione è un po' il fulcro, no, delle mie esperienze che sono maturate nel corso del tempo. Vuoi per un'esperienza specifica, per diversi anni nel settore della radiofonia e poi per quanto concerne l'ambito diciamo prettamente legato ai corti, al cinema, avendo studiato questo, quindi la passione per la settima arte, mi ha affascinato proprio l'ambiente del set. Tra l'altro ci troviamo in un posto a cui sono legato particolarmente perché proprio il primo cortometraggio l'ho girato proprio qui in questa zona che molti sicuramente conosceranno, avranno identificato una zona storica, alcune delle scene del primo cortometraggio L'amore trionfa sempre. Ripeto, l'ambito cinematografico che ho studiato anche all'università, ho deciso di applicarlo anche nel tessuto sociale della nostra contemporaneità, prendendo in esame ad esempio il tema del bullismo, che è il tema principale, che viene affrontato appunto in L'amore trionfa sempre, un cortometraggio girato nel 2010 in cui non c'era inferiore. Il filone del sociale è sicuramente l'ambito da me particolarmente prediletto, quindi utilizzare la comunicazione, in questo caso storie, con il supporto delle immagini unite al sociale. Non c'è una motivazione specifica per cui abbia deciso di trattare tematiche generazionali giovanili, è una sensibilizzazione particolare per me che mi porta ad affrontare i temi che riguardano i miei coetanei. È sempre bello poter ritornare in quei posti che poi in qualche modo fanno parte anche del proprio vissuto, anche se non in maniera diretta, almeno per quanto mi riguarda, ma in particolare queste zone, parliamo di una zona, quella di Capocasale, no? Di Occiara Inferiore, a cui sono legati i miei genitori, i miei parenti, anzi, a dire la verità, fratelli di mia mamma, che appunto hanno vissuto in modo particolare questo percorso, questa zona. Facevo riferimento alle tematiche sociali, quella degli incidenti stradali è altrettanto interessante, altrettanto attuale, che ho deciso di affrontare l'anno successivo, nel 2011, con il cortometraggio dal titolo L'attimo, girato a Pagani, quindi non ci spostiamo molto per quanto riguarda il comprensorio in cui ho deciso di realizzare questi corti, con attori altrettanto validi, anche in questo caso un bel lavoro che tra l'altro potete visionare perché è online, si chiama appunto L'attimo. E quindi la volontà, ripeto, di comunicare, la comunicazione che non è solo quella scritta che anch'io faccio tuttora attualmente, quindi mediante siti web e quant'altro come redattore e come autore, ma anche l'immagine visiva, che ripeto, è un settore che mi affascina unito a quello della radiofonia. Camminando in questa zona mi vengono in mente i ricordi legati alle ultime riprese dell'ultimo cortometraggio che ho girato lo scorso 20 settembre 2016 dal titolo Gli occhi lucidi, dove anche in questo caso prendiamo in considerazione il tema del precariato giovanile all'interno di una storia molto molto particolare, anche in questo caso giovanile a cui mi sento legato anche per trascorsi diciamo sentimentali che mi riguardano, mi appartengono. Una bella storia che devo dire mi ha dato soddisfazione perché l'abbiamo proiettato pochissime settimane fa in prima assoluta, ci saranno altre proiezioni, però la cosa bella è che anche in questo caso abbiamo analizzato un tema della contemporaneità generazionale a cui purtroppo i giovani devono far fronte in qualche modo in un territorio il nostro che devo dire è difficile da questo punto di vista. Quindi l'augurio e il messaggio che voglio rivolgere con questo video e ringrazio Lino Sellitti per la disponibilità nell'avermelo concesso di provarci sempre, nonostante gli ostacoli che purtroppo la vita ci impone. Grazie a tutti. Non potevo chiudere questa serie di interventi, diciamo così, in una zona che ovviamente mi riguarda da vicino, ormai da sempre, da quando ero piccolo, ovvero la mia casa che si trova proprio a pochissimi passi da questa chiesa altrettanto storica, la chiesa di San Gioacchino, qui a Nocera Inferiore. E sicuramente ciò che ha contraddistinto la mia personale esperienza passata sinora ha visto protagonista anche questa zona. Non a caso proprio prendevo il pullman qui, proprio c'è la fermata del pullman, quindi sicuramente è bello ritornare anche in questa veste e i ricordi ovviamente riaffiorano, così come penso anche a voi quando siete così a passeggiare per le strade della vostra infanzia e non solo.